Ciao Marcello, mi chiamo Cristina, vivo a Genova. Grazie a Teo ho saputo dell'azione coraggiosa che stai facendo in piazza a Modena. Voglio mandarti innanzitutto la mia gratitudine, perché sapere che sei solo lì tutte le mattine senza la mascherina mi fa sentire meno sola a me qui. Nel mio quartiere sono l'unica su 5.000 persone che non indossa la mascherina all'aperto. Non pensavo sarebbe andata così, Marcello. Ti volevo dire che cosa mi fa più dolore di tutta questa situazione. Io sono sempre stata una persona che aveva un sorriso per tutti, una buona parola per tutti, una persona in grado di ascoltare tutti, una persona in grado di sentirsi dire come mi sento a mio agio con te, posso parlare di qualunque cosa. Sempre felice e sorridente di vedere i visi delle persone, di vedere il loro sorriso. Non sorrido più perché non vedo più il loro viso. Quella persona che tutti stimavano adesso è diventata la pazza. Questa diagnosi di pazzia che è stata proclamata a gran voce da questo cialtrone che si arroga il diritto del titolo di filosofo e parlo del signor Galimberti. Lui sostiene che le persone come me, che avevano una vita sociale ottima, che avevano un equilibrio psicofisico ottimo, diventano folli perché osano avere dei dubbi, osano fare domande, osano evidenziare l'illogicità dei provvedimenti. Esempio, hanno chiuso le spiagge del litorale genovese. Siamo al 16 di novembre. In 56 anni che sono al mondo non ho mai visto affollate le spiagge da novembre a marzo, ma deserte. Così, le persone si sono spostate in massa o sui monti o nelle strade principali dove ci sono tanti negozi. Questo è come essere un gregge, Marcello. Vedi, ci trattano come un gregge, come con le mucche. Metti il filo elettrificato così le mucche stanno in un certo recinto. Se fanno così è perché ci stanno trattando come bestie. Hanno un problema loro, Marcello. Il problema che ha l'autorità costituita che è ubriaca, ubriaca di potere. Allora io ho qualcosa da dire su questo argomento e sfido Galimberti. Galimberti, vorrei tanto conoscerti di persona perché vorrei che tu riuscissi a discutere con me, che sono una anziana della tribù delle cicatrici. Io sono una old timer degli Adult Children of Alcoholics. Galimberti, vorrei discutere con te i 12 passi del programma di autoaiuto. Marcello, ti abbraccio. Sono lì vicino a te con il mio spirito. E a tutti gli altri che ascolteranno questo audio. Bisogna che affronto quello che sta accadendo con le armi in mio possesso. Il programma dei 12 passi
è fatta appunto di passi. Cominciamo dal primo. Che dice? Noi abbiamo ammesso di essere impotenti di fronte all'alcolismo dell'autorità costituita e di non poter più controllare le nostre vite. Anima, concedici la serenità di accettare quello che non possiamo cambiare. Anima, concedici il coraggio e la forza per cambiare quello che possiamo. Anima, concedici la saggezza di comprendere la differenza. Marcello, grazie, grazie, grazie.